Bella a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Siamo di nuovo su MotoGP 2015. Stavo fremendo dall'altra volta, dalla prima posizione. Ho detto faccio subito un'altra gara. E infatti andiamo subito a farci Indianapolis. È andata veramente bene. Scorso episodio proviamo a portare a casa anche questa posizione. Intanto caricamento che non si è capito perché. Così tu schiacci continua, lui carica e ritorna al punto di prima. Mannaggia sto gioco, mannaggia. E di nuovo caricamento, ovviamente. Poi vedrò, magari ve li taglio oppure li lascio. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Non ce ne frega un cazzo di dove siamo. Noi vogliamo vincere. Vediamo il tempo che ci aspetta. Io spero sole, ti prego dimmi sole, sole, sole. Perfetto, sole, così mi piace. Allora ragazzi, io mi faccio le prove, ci vediamo alla qualifica. Siamo alle qualifiche, ovviamente le prove sono andate male, ho fatto un giro, sono arrivato, non ho neanche guardato, 24esimo. Ci impegniamo adesso per fare il giro migliore che ci porterà alla griglia di partenza. Questo è un bel tracciato, Indianapolis, per chi lo conosce, è leggendario, cioè non... Anche quelli che non conoscono MotoGP, meno male Indianapolis lo conoscono perché ci corrono le macchine. Comunque, per quanto riguarda la MotoGP è un tracciato molto figo. Ci sono dei cambi di direzione molto belli e devo dire che devi saperli fare al tempo giusto, il tempismo è tutto secondo me in questa pista, perché per il resto è tutto rettilinei. Niente di che, non è difficile diciamo. Sono delle frenate che bisogna frenare al momento giusto, se no ci si incula veramente. Fai bene fino all'ultimo. All'ultimo pezzo, siccome è un cambio di direzione destra sinistra, puoi perdere tutto quello che hai guadagnato durante il giro. Quindi cerchiamo di farlo bene. Questo è il primo giro. Per me è il secondo in generale, perché di prove ne ho fatto solo uno, quindi sono ancora fresco di errori tipo questo. Cerchiamo di tenerla, di far bene le curve alla fine e di tenere le traiettorie, non uscire di pista. Non devo dire niente perché se no si fanno ste stronzate. Madonna, mi toccherà fare un altro giro. Questo è il cambio di direzione che vi dicevo, 1-2 finale. Poi da qua tutto rettilineo. Ovviamente non è andata bene, caschi rossi, ma perché non c'è nessun tempo là sopra in alto. Io mi faccio comunque un secondo giro per vedere com'è andata. Vi faccio vedere la gara. Allora ragazzi, questo è il secondo giro che ho fatto. Tengo questo come giro buono, vi faccio vedere subito come sono arrivato. 41 42 43, e ci teniamo questo comunque vada. Qua possiamo, io vado al warm up ma vi faccio vedere com'è andata. Sesti, è da poco terminato il turno di qualifica. Ok, sesti, partiremo sesti, ci vediamo alla gara. Ok ragazzi, ecco la gara, partiamo sesti, seconda fila, ultimi. Proviamo a fare un buon risultato, visto che in warm up siamo arrivati primi. Puntiamo al podio per adesso. Poi vediamo come va, magari potremmo puntare anche alla prima posizione. Tutti i forti, insomma, Oliveira, Quartararo, Navarro, Kent, Vinales, tutti qua davanti, nessuno che... Oh mio Dio, no. Cominciamo subito molto male. Per fare quelle, mamma mia. Oh, ma siete stronze allora però, eh. No, allora bisogna concentrarsi. Antonelli, ancora tu che rompi le palle. Ma vattene a fanculo, va. Bisogna concentrarsi perché questa è una pista dove abbiamo buone chance di arrivare primi. E cerchiamo ovviamente
di non sbagliare. La mia porta intanto si apre da sola. Sono cagato addosso. Buongiorno porta. Settimi, abbiamo perso una posizione. E non va bene, non va bene. Dobbiamo in qualche modo riprendercela. Qua è un curvone molto lungo, qui bisogna dosare un po' l'acceleratore, ma io non ho le levette, bla 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 bla. Comunque sto usando le freccette, no le freccette, il VSD della tastiera per giocare in tutti i video. 1-2. Pazzesco, dove sbagliamo tutto, ci prendiamo una posizione. Qua, avendo la moto più forte, teoria, dovremmo tirarli sotto, però in realtà non è vero. Giro record infatti è di Navarro. Ci accontentiamo di questo, cerchiamo di non farla larga questa, che se... ok, qua cerchiamo, ma io ho stra scaga di cadere, perché se cadiamo siamo fottuti. Abbiamo sì un rewinder, però ho usato quello dopo. Fine. Quindi al massimo teniamocelo per terzo giro il rewind. Là dovremo osare un po' di più. Qua ho sbagliato. Comunque buona. Dicevo che il rewind comunque va tenuto secondo me per il terzo giro, perché qua potremmo fare così, far cascare qualcuno. Non è vero, non ho fatto niente io. Terzi. Va benissimo. Mi dispiace quello che è caduto. Io non ho fatto niente comunque. Ah, è vero, qua c'è il curvone. Noi facciamo benissimo. Usciamo perfetti. Se arriviamo anche primo in questa gara, cioè, siamo troppo forti per la moto 3. O è la moto che è bella pompante. Comunque pensavo di accettare, se nel caso ci offrissero un contratto Moto2, di accettare un contratto Moto2, così le gare le rendiamo un po' più divertenti, perché se continuiamo ad arrivare primi, 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 il campionato tanto se n'è andato a farsi fottere perché non lo vinciamo più. Forse ci va di culo se finiamo tra i primi 10, ma sinceramente non mi interessa, tra i primi 10 non mi interessa. Giro record nostro. Qua vuole superarci. Oh, che cazzo vuoi, Navarro? Oliveira? Oliveira? Appoggiamoci, appoggiamoci, non succede niente. Anche lui ha un... non so se la nostra... adesso dirò una cazzata, che questa moto che ho io è una Honda, e anche quella davanti è un'Honda, però la mia è più figa, è più potente. Cioè, non puoi dire niente. Ti ho infilato all'interno, Oliveira. Un'oliva infilata sullo spago. Sullo spago. Che cazzo sto dicendo? Sullo spago. Vabbè ragazzi, lasciate stare. Sono impappinamenti che possono succedere. Siamo ancora agli inizi, pensate dopo. Però devo dire che è molto bello registrare, insomma, i gameplay così, commentarli. Poi quando, spero molto che un domani, quando mi seguirà più gente, non lo so cosa succederà, riguardare questi video, farsi due risate per come parlavo, per come commentavo, per quando stavo zitto, invece qua stiamo facendo una garona devastante. Ciao ragazzi. E farsi due risate, cioè io so che dirò, ma come cazzo è possibile che ero così? E invece purtroppo questo è, non posso cambiarmi. Il parco chiuso. Intanto bando alle ciance, ciance alle bande, siamo arrivati primi, primi di nuovo. Cioè subito con una gara abbiamo recuperato tutti quei 10 in classifica che dice, cioè non tutti i 10, i 4-3 dell'altra volta, e siamo arrivati noni nel campionato.
Non male, dai, non male. Con 2-3 gare ci siamo rifatti subito. Meglio di così non si può. Senza dubbio è stata un'ottima giornata per lui. Oltre al prestigio della vittoria, questo piazzamento gli frutta anche 25 punti importantissimi. Esatto, 25 punti molto importanti per il campionato. Magari se non accettiamo la Moto2 e finiamo questo campionato della Moto3 insieme, magari potremmo, come non detto, vediamo se possiamo scegliere la moto. Ah, ok, tutte queste, ragazzi, queste sono le Moto3. E potremmo addirittura, beh, qua siamo primi, prestazioni squadra, se guardate è il massimo. MotoGP non c'è niente, giustamente. Moto2, allora, Moto2 siamo già, guardate questa, cioè meglio di così. Potremmo già entrare a far parte della Moto2. Queste sono tutte bloccate, sono forti ma sono bloccate. Questi sono gli sponsor per il team privato, che a me adesso non mi interessa. Io direi di prendere la Speed Up. Dov'è? Eccola qua. Molto bella. E sì, ragazzi, allora il campionato della Moto3 se ne va a farsi fottere. Partiamo da 0 punti in Moto2. Sia. Perfetto. Oliveira ancora. Allora. Ho avuto un problema con le gomme nuove. Ho troppa aderenza. E tutti dicono così. Faceva sì che la moto spiegasse molto sull'anteriore. Ma vattene a fanculo, Oliveira, va. Allora, ragazzi, siamo in Moto2. Così, dal nulla. Siamo in Moto2. La prossima volta gareggeremo con la moto più potente, più veloce, però arriveremo ultimi lo stesso perché gli altri ci inculeranno a sangue. Bene, ragazzi, per oggi il video è finito. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se vi va. Ciao, alla prossima.